Un'annata da incorniciare, quella appena conclusasi, con tante sorprese positive. Ad un anno dalla fusione tra le due società, un primo bilancio lo ha voluto tracciare proprio Pietro De Giorgio, che abbiamo incontrato sabato scorso in località Falconara di Tortora, nel corso della premiazione dei giovanissimi allievi delle categorie Aquilotti e Primi Calci e di tutto lo staff tecnico che ha seguito queste giovani leve. Siamo diventati nell'arco dell'anno una delle scuole calcio più importanti della regione. Fa onore a noi, a me, a Giorgio, i tanti sacrifici fatti, al fratello Stefano. Siamo contenti per aver dato, ecco, questa costa un qualcosa che mancava da anni. Stiamo attirando le attenzioni di molti club, di attenzioni di osservatori, comunque stiamo dando possibilità ai ragazzi di fare un percorso molto importante. Quello che ci riempie veramente d'orgoglio è il clima che si è creato. È stato un anno ricco di emozioni, una formazione importante, ci tengo a sottolinearla, soprattutto dei genitori. Il nostro intento è quello di proseguire, ovviamente migliorandoci, perché come primo anno di fusione è ovvio che ci sono state delle conoscenze, c'è stato qualche piccolo problema soprattutto di comunicazione, perché comunque 300 bambini sono tanti, tre stazioni diverse staccate che sono Praia, Scalè e Diamante, non è facile la gestione. Abbiamo lavorato tanto, ecco, ma lascia un grande entusiasmo e grande voglia, ecco, di continuare a fare ancora meglio. Quindi le novità non mancheranno, la prima ci viene data proprio dal presidente della DGS De Giorgio De Rosa. Dal prossimo anno nello staff tecnico entrerà anche Maurizio Ricci, direttamente dal Crotone. Inoltre è importante anche la 4 giorni dal 17 al 21 luglio della Milan Camp, che si terrà a Tortora. Far sì che i ragazzi abbiano ancora un'altra possibilità di poter crescere con dei tecnici che verranno direttamente dall'Accademia Milan, e quindi cerchiamo di dare la possibilità anche agli ospiti che verranno a Praia di usufruire di questo servizio. Per la prossima stagione cercheremo, come già detto prima, di partire dalle cose che abbiamo sbagliato per poterle migliorare e far sì che i ragazzi abbiano sempre la possibilità di migliorare. Stiamo cercando di involtire lo staff tecnico di nuove figure, di qualche allenatore di prestigio che dovrebbe aumentare la qualità tecnica della nostra scuola calcio. Poi c'è tanto da lavorare. Di quello non abbiamo paura, perché il lavoro non ci spaventa. Dobbiamo fare bene, perché i numeri sono abbastanza alti, quindi per una realtà come la nostra è anche una responsabilità, perché i genitori ci affidano i ragazzi e noi dobbiamo fare in modo che la loro fiducia sia ripagata nel modo migliore.